Sarò sincera, realizzare questo video mi causa una profonda tristezza. In un canale come questo, in cui condivido momenti piacevoli mentre gioco a videogiochi rilassanti, vorrei potervi trasmettere l'idea che il mondo sia un luogo meraviglioso, in cui nessuno trarrà mai vantaggio da voi e in cui sono entusiasta riguardo a tutti i nuovi giochi in arrivo. Purtroppo la realtà è ben diversa. Ci sono due giochi che avevo atteso con grande interesse, ma che mi hanno deluso in modi diversi per la stessa ragione, il modello di monetizzazione che hanno scelto. Fra l'altro, le immagini che state vedendo non sono dei due giochi in questione, ma di Hello Kitty Island Adventure, un titolo per il quale, contrariamente ai due di oggi, ho solo cose piacevoli da dire e lo farò in un video breve. Mi preme sottolineare due punti fondamentali. Innanzitutto, comprendo e rispetto il diritto di chi possiede i diritti di un'opera di commercializzarla come preferisce. Tuttavia, in quanto consumatrice, ho la libertà di respingere un modello di monetizzazione che non condivido. In secondo luogo, le mie opinioni si basano su quanto ho potuto osservare attraverso video e fonti online. Invito a correggermi se dovessi esporre informazioni errate, poiché desidero sinceramente che le mie preoccupazioni siano infondate e che abbia mal interpretato la natura di questi giochi. Quali sono questi due titoli tanto discussi? Si tratta di Palia e Fae Farm. Attualmente il primo è disponibile in open beta, mentre il secondo verrà rilasciato l'8 settembre per PC e Nintendo Switch. Qual è il mio problema con questi giochi, vi chiederete? Il mio problema riguarda il modello di monetizzazione. Fae Farm, ad esempio, è venduto come gioco buy to play, ovvero va acquistato per giocare, ma ha un prezzo eccessivo. D'altro canto, Palia è proposto come free to play con un negozio in game. Iniziamo da Fae Farm. Il gioco sembra carino, un classico simulatore di vita basato sulla coltivazione agricola, con il solito scenario di un villaggio e vari personaggi con cui interagire. Si può anche giocare in cooperativa con quattro amici e personalizzare la propria casa per ottenere vantaggi nelle statistiche. L'idea sembra affascinante, un vero gioiellino. Tuttavia, il problema è il prezzo esorbitante, 60 euro per un genere di gioco che di solito costa tra i 15 e i 25 euro. L'unico altro titolo di questa nicchia con un prezzo simile è Animal Crossing, ma questo ha un marchio estremamente famoso. Gli sviluppatori indipendenti non possono paragonarsi ad Animal Crossing e pretendere un prezzo così elevato. Fae Farm, pur con la sua estetica gradevole, manca persino del doppiaggio in inglese, il che solleva interrogativi sulla sua giustificazione a 60 euro. La somma in questione potrebbe consentire l'acquisto di giochi ben più complessi e impegnativi, come Baldur's Gate, per esempio. Alcuni potrebbero sostenere che il team dietro Fae Farm non sia un'entità indie, ma ciò non giustifica un prezzo da AAA per un prodotto che non ha la stessa portata. Se Fae Farm riesce a vendere 60 euro, temo che in futuro titoli come My Time in Sandrock o Wildflower costeranno molto di più rispetto ai loro prezzi abituali. Diciamo quindi che Fae Farm mi preoccupa più per la ricaduta che potrebbe avere in questo settore che per il gioco in sé. Non lo comprerò e da quel punto di vista fine del problema. Quanto a Palia, è stata una delusione cocente. Dato che ho giocato a Morpg come World of Warcraft per molti anni, mi aveva entusiasmata l'idea di Palia, un Morpg basato sul crafting, sulla costruzione di case oggetti, sull'esplorazione e la ricerca di nuovi materiali. Immaginavo un sistema di commercio interamente giocatore-centrico, con rotte commerciali tra città e risorse diverse. Tuttavia il gioco non corrisponde alle mie aspettative. Si riduce a costruire la solita casetta, carina, coi mobili, tutto quello che volete, ma cose già viste e riviste, coltivare ortaggi e svolgere quest nel solito villaggio con NPC stereotipati. Le 8 abilità disponibili sono comuni a molti giochi simili, come la pesca e la raccolta di minerali o del legname. Speravo in un sistema di crafting profondo e interdipendente, ma la realtà è ben diversa. Inoltre, la parte massiva del gioco è altrettanto deludente. Anche se dichiarato come Morpg, può ospitare solamente 25 giocatori contemporaneamente nel villaggio. Questo sviluppo va contro la giustificazione fornita da chi l'ha creato per renderlo free to play, ovvero la necessità di mantenere un flusso costante di giocatori.
Se il mondo di gioco può ospitare solo 25 giocatori per istanza, allora la giustificazione del flusso costante non regge. Il gioco presenta il solito negozio online con costumi venduti a prezzi esorbitanti, acquistabili con monete di gioco che si ottengono in cambio di denaro reale. Questo modello, che ti costringe a spendere soldi per sbloccare contenuti, è un aspetto che critico profondamente. Hanno anche introdotto i pet, gli animaletti da compagnia, ma anche questi puoi sbloccarli solo dopo aver speso denaro reale. Senza contare che, come sempre in questi giochi con shop, la quantità di monete che puoi acquistare è sempre divisa in lotti che non riescono a soddisfare un acquisto. Hai sempre qualcosa che ti avanza o che ti manca, per cui tendi a comprare altri pacchetti di monete e questa non è una cosa a caso, è una cosa studiata a tavolino. Fra l'altro, non è tanto il fatto che in questi giochi free to play alla fine ti trovi a spendere più soldi che in un gioco che acquisti. Per me il problema principale è che ogni oggetto o costume acquistato con denaro reale rappresenta un'esperienza che il giocatore non ha vissuto all'interno del gioco. Avrei preferito che tali oggetti fossero ricompense per sfide affrontate in game, per scoperte fatte e per momenti di collaborazione con altri giocatori. Questo aspetto è quello che non tollero nei giochi con negozi integrati. Ogni acquisto rappresenta un'opportunità mancata di vivere un'avventura autentica. In definitiva, Palia sembra un gioco accattivante da un punto di vista estetico. È free to play, per cui lo si può provare tranquillamente, ma il suo potenziale per essere un morbo basato sul crafting e sull'esplorazione è stato, secondo me, sprecato. Non lo definirei orrendo, ma è un peccato che non sia stato sfruttato appieno. Avrei preferito mille volte un gioco da acquistare, ma con la possibilità di ottenere gli oggetti facendo attività in game, a questa soluzione free to play con shop. Diciamo che avevo sognato di vivere un'esperienza simile a una gita a Venezia, ma ciò che ho visto sembra più un'imitazione plasticosa di un hotel a Las Vegas in stile veneziano. È davvero un peccato. E personalmente me ne terrò alla larga.